Molti anni, forse troppi, ma entro 14 mesi, come spiega il governatore De Luca, Salerno avrà la sua cittadella giudiziaria. Sapete che è fallita la prima impresa, abbiamo dovuto riappaltare l'opera, trovare altri 26 milioni di euro, abbiamo dovuto adeguare il progetto perché era cambiata la normativa antisismica, veramente un calvario. Bene, oggi possiamo dire che fra 14 mesi avremo completato tutto, avremo messo a disposizione degli operatori di giustizia un edificio di grande dignità. Siamo particolarmente soddisfatti anche perché abbiamo mantenuto questo edificio nel centro della città. Voi sapete che la precedente progettazione immaginava di realizzare la cittadella giudiziaria nella zona industriale. Questo avrebbe impoverito tutte le attività commerciali, turistiche, alberghiere del centro città e avrebbe creato ogni mattina un movimento di automobili verso la zona industriale spaventoso. Invece abbiamo mantenuto qui questo edificio con grande vantaggio, ripeto, anche per le attività commerciali della città. Davvero una giornata storica. Nel frattempo c'è attesa per il decreto del Ministero dell'Economia che sbloccherà i 70 milioni che consentiranno di firmare i contratti per l'avvio dei lavori di rimozione delle ecoballe in Regione Campania. L'annuncio arriva direttamente dal presidente De Luca che ha anche confermato come alla fine di aprile si partirà con il trasferimento delle prime decine di migliaia di ecoballe fuori regione. L'obiettivo, aggiunto il presidente, resta quello di liberare entro 2-3 anni l'intera Campania.